L'iniziativa è iniziata da Napoli Sightseeing e da Antonietta Sandino, che io ringrazio, è molto importante perché crea un ulteriore, come dire, collegamento tra il centro della città e la città della scienza. Noi abbiamo appena finito Futuro Remoto, che ha visto questi 250.000 visitatori interagire con scienza, tecnologia e innovazione. Appunto, l'idea della Sandino è quella di portare questa ricchezza, portarla a Bagnoli, farla conoscere l'altra città, no? Una città che è fatta di lavoro, che è fatta di divertimento, perché al Science Center di Città della Scienza, a Corporia, è possibile scoprire il corpo umano e soprattutto, appunto, permettere un'avventura nella zona occidentale di Napoli, che è ricca di bellezze archeologiche, paesaggistiche e, ripeto, scientifiche. Insomma, quindi per un turista è un'occasione davvero molto bella per conoscere un pezzo di questa città così antica, così misteriosa, ma anche così moderna.